La Spagna guida la classifica europea dei disoccupati. Il numero dei senza lavoro ha superato i 4 milioni e mezzo e solo nell'ultimo mese circa 100.000 spagnoli si sono trovati disoccupati. Il fenomeno colpisce tutti i settori produttivi: agricoltura, industria, costruzione e servizi. Ad Atene proseguono i colloqui governo-troica alla ricerca di un accordo sulle misure di austerità previste dal pacchetto di tagli al bilancio per il biennio. C'è uno sforzo in atto di questo governo per migliorare l'utilizzo dei fondi europei. L'Italia deve dimostrare capacità di spesa. Lo ha dichiarato il ministro per gli affari europei Enzo Moavero nel corso dell'intervento a Tech Italy, il convegno sul Made in Italy organizzato dall'ambasciata italiana in Belgio. Oggi siamo il terzo contributore netto in termini contabili, ma ha avvertito Moavero, diventiamo anche il primo contribuente netto se consideriamo i soldi non spesi. Ciò però, ha concluso Moavero, per una nostra non capacità di gestire le risorse, per cui è tempo che si impari ad avere capacità di spesa. Nichi Vendola scende in campo per scacciare il fantasma del Monti bis e trasformare le primarie da ennesima faida di partito a occasione di svolta per il paese. Ci vediamo al MAV di Ercolano sabato 6 ottobre alle 18. Accetto la sfida per vincerla. L'ex capogruppo del PDL alla Regione Lazio, Franco Fiorito, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza del GIP di Roma. Già trasferito in carcere, accusato di essersi appropriato di 1.300.000 euro dai fondi destinati al gruppo consiliare. Pericolo fuga e inquinamento prove, i motivi che hanno portato la procura a chiedere l'arresto. Secondo il suo legale Carlo Taormina, l'ipotesi di peculato non è pertinente. Martedì nero per i trasporti urbani. Bus, tram e metro sono fermi per l'intera giornata per lo sciopero nazionale programmato dai sindacati per il mancato rinnovo del contratto. Lo sciopero si svolge con diverse modalità, città per città, ma saranno garantiti servizi minimi e rispettate le fasce orarie. Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina alla stazione Duomo della metro milanese per la chiusura dei corridoi di collegamento fra le due linee. Ha un volto l'assassino dei coniugi Marconi uccisi a Montelupo. Si tratta di un imbianchino macedone che ha confessato dopo un interrogatorio durato tutta la notte. Però prima avrebbe tentato di accusare il suo condomino marocchino e un altro magrebino. Stasera alle ore 20:45 ci sarà la seconda partita del girone di Champions League con la Juve impegnata in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Carrera si aspetta una gara difficile, durante la quale i calciatori dovranno dare il massimo e anche soffrire in campo, considerando il fatto che gli ucraini non perdono da 25 partite. Ancora qualche dubbio sulla coppia d'attacco Juventina, che sarà sciolto solo qualche minuto prima della gara.